Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. Daniele Luchetti, regista di Mio fratello e figlio unico e Chiamatemi Francesco, torna al cinema con il film Momenti di trascurabile felicità. Ambientato in una splendida Palermo, protagonista Piff nel ruolo di un marito e di un padre che dopo aver perso la vita in un incidente riesce a tornare e a guadagnare ancora 1 ora e 32 minuti di tempo per fare i conti con la famiglia e rimettere a posto le cose. Guardate. È da anni che passo da quell'incrocio, senza mai sbagliare. Stavolta... Mentre morivo, pensavo che avrei fatto i conti con le cose importanti della mia vita. E invece... Piff, il protagonista del film, ogni giorno compie una manovra azzardata attraversando la strada in sella al suo motorino finché non calcola male il tempo e si ritrova nell'aldilà. Per una serie di circostanze, però, riesce a dimostrare che non è ancora arrivato il suo momento. 1 ora e 32. Io pensavo 10 anni. Così con la sole in fronte. Avrà quindi 1 ora e 32 minuti di tempo per tornare in vita e rimettere a posto le cose. Per esempio, non chiedere a tua moglie se ti ha mai tradito. Ma tu mi hai mai tradito? Ok, papà, ti voglio bene, però sto giocando. Fare pace con la moglie e Tony, capire le ragioni di un grande amore che ha dovuto fare i conti con la quotidianità, ma anche con i tradimenti e che comunque ha retto. Ci vediamo, eh? Sì, ma mi ami ancora o no? Tantissimo, ma ne parliamo domani. Riallacciare il rapporto con i figli, la grande aggressiva e il piccolo alle prese con il primo bacio. Cos'è che dovete fare? Ci dobbiamo dare un bacio sulla bocca. Mi spiace, ma non credo che si possa fare. Perché hai problemi? Ho problemi, sì, a 6 anni non ci si bacia sulla bocca. Ma poi a me non importa quello che fate, quello che non devi fare è dirmelo prima del bacio. Ma neanche dopo. In definitiva, dare attenzione alla famiglia e capire cosa conti davvero. Ma papà, guardami! Guarda che so fare! Filippo, ti sto guardando, sei bravissimo! No, non ho fatto niente! Sei proprio bravo, Filippo! Papà, io non ho fatto niente, perché non lo continuo a dire? Il punto di forza di questo momenti di trascurabile felicità è in primo luogo proprio questo, accendere la luce, puntare i riflettori, in definitiva l'attenzione su quei momenti apparentemente banali, ma che si rivelano invece fondamentali nella vita di ognuno di noi. Senti, ma che è successo lì? Mi ha dato un bacio prima qui e poi qui. Ok. Ma la madre, secondo te, sa della vostra storia? Le domande che Piff si fa nel film ce le facciamo un po' tutti. È un po' come dire la felicità è nelle piccole cose, non è una frase fatta. Il nuovo film di Daniele Luchetti riesce a spiegarcelo davvero. E se volete, Piff e Daniele Luchetti sono ospiti in studio questa sera alle 22.50, effetto notte, il rotocalco informazione cinematografica di TV2000. Avremo in studio anche Carolina Raspanti, l'attrice rivelazione del film Daphne, affetta da sindrome di Down. Il posto torna lunedì, sempre al termine di TG2000. Arrivederci.